Intenso fine settimana per le forze dell'ordine, quello appena trascorso. Nel periodo compreso tra venerdì e domenica, nel territorio del comune di Pesaro, il personale della Polizia di Stato ha identificato 120 persone e verificato oltre 70 veicoli che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due persone. Coinvolte nei vari servizi una trentina di pattuglie fra volanti ed equipaggi della squadra mobile e dell'ufficio Polizia Amministrativa. Ad essere denunciato in stato di libertà nella notte tra sabato e domenica è stato un 48enne italiano residente a Pesaro per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, stava facendo il bagno completamente nudo nelle acque gelide davanti a Viale Zara. Il 48enne, dopo essere stato invitato ad uscire dall'acqua dagli uomini della volante, ha pensato bene di insultarli e minacciarli pesantemente, cosa che gli è costata la denuncia. Come la seconda persona denunciata, anch'essa in stato di libertà, beccata alla guida della propria autovettura, benché avesse la patente revocata. Ma i controlli nel fine settimana hanno riguardato anche pubblici esercizi, uno in particolare, un noto ristorante di Pesaro, oggetto in passato già di un esposto da parte di esercenti che segnalava attività all'interno del locale non autorizzate. Il ristorante è stato visitato da personale in borghese per verificare le dotazioni di sicurezza e il rispetto delle norme vigenti e anche le autorizzazioni in suo possesso. Ora sul locale sono in corso ulteriori accertamenti necessari ai fini delle contestazioni da potergli elevare.